ieri è stato forzato il blocco dalla Sea-Watch 3, che però ancora attende fuori da Lampedusa, quindi c'è ancora una situazione di stallo. Come commenta? Ma che è una vicenda vergognosa per il nostro paese. Ha fatto bene la comandante a fare di tutto per entrare nelle nostre acque territoriali, andare verso Lampedusa. Qua abbiamo da una parte il governo che schiera i soldati e le armi contro l'umanità e contro la vita, e una donna comandante che cerca di salvare 42 vite umane. Bisogna schierarsi. Io sto con la comandante e con la Sea-Watch tutta la vita.